il mondiale Endurance torna in pista e lo farà al Paul Ricard per i 100 anni della leggendaria 24 ore del Bol d'Or. Pensate, la prima edizione addirittura nel 1922. Dopo quello che è successo a Spa, la voglia di rivincita è tanta. Questo weekend ci sarà anche la gara del National Trophy al Mugello, che io dovrò saltare. Proprio per questo motivo cambia anche l'assetto piloti della squadra. Saltarelli sarà impegnato nella gara del National e sarà sostituito da Guillaume Antigà, che affiancherà me e Kevin Calia. Che la settimana del Bol d'Or abbia inizio. È stata una giornata bella impegnativa, tante prove libere, ma il feeling sta crescendo, abbiamo fatto davvero un bel lavoro. Abbiamo un pochino di gap da recuperare dalla IMA, specialmente che qui con i lunghi curvoni hanno un bel grip, ma noi abbiamo il motore standard, perché dopo Spa abbiamo cotto, anzi è uscita la biella nel motore bombato, e quindi abbiamo un motore preparato, diciamo, solo per la gara e lo monteremo poi sabato. Ora vi faccio vedere una curiosità. Di solito ho sempre avuto il problema che in fondo al rettilineo, visto che qua è molto lungo, si allungava tantissimo la leva del freno. E ho capito questo weekend che era perché il vento nel rettilineo, spingendo contro la leva, faceva tipo 0,2 bar di pressione e scaldava tantissimo le pastiglie. Quindi arrivato in fondo al rettilineo il freno diventava molto lungo. L'ho scoperto perché tenendo un dito dietro durante il rettilineo, arrivato in fondo la frenata era ottimale. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto fare questi fori in modo che il vento spinga un po' meno sulla leva e alla frenata il freno sia perfetto. Domani giornata di qualifiche, quindi è importante trovare una posizione buona, ma soprattutto poi ovviamente sarà importante per la gara, per non finire subito nel traffico iniziale. Vi aggiorno domani, ciao ragazzi. Allora, sono venuto a fare un giretto per la pit lane e che incontro? Un altro genovese. Il super Nick Canepa, da tanti anni nel mondiale Endurance. E dai, raccontaci qualcosa, visto che sei veterano di questo campionato così bello. È gioia e dolori, dai, l'Endurance è un campionato spettacolare, dai, cazzo. Da quando sono arrivato in Endurance ho dovuto cambiare tante cose, no? Perché sei abituato che quando fai una gara da solo sei contro te stesso e contro gli altri. Invece quando fai una gara di Endurance condividi poi alla fine gioie e dolori con i tuoi compagni di squadra. Quindi devi accettare al pensiero che qualcun altro fa un errore e magari compromette la tua gara, ma anche il fatto che sei tu magari a compromettere la gara degli altri. Esatto, e soprattutto mai nulla è per scontato. Esatto. Mai nulla è scontato, esatto. Come quest'anno poi a Suzuka. Esatto. Oppure raccontaci un altro aneddoto. Ma una dei ricordi più belli che ho in assoluto è sicuramente l'8 ore di Sepang, è stata... Allora, me la ricorderò anch'io, perché sono suo protagonista. Lì a Sepang fai conto che avevamo due team, Yacht aveva due squadre, una era con Morbidelli, Van den Mark e Siarin, quindi piloti di una MotoGP e Superbike, e una nostra, e quindi avevamo tanta pressione, no? Di dover far bene, perché comunque per noi era bello poter confrontarsi anche con la stessa moto, certo, con dei piloti da GP e Superbike. E poi è successo che in gara pioveva tanto, tant'è che poi 8 ore non è stata, esatto, non è stata, esatto, l'hanno ridotta a 3 ore e mezza la gara. Però? E è stato bello perché io parto per il primo stint, faccio la mia prima ora,
l'elettronica non funzionava, abbiamo avuto un problema, quindi è stato un incubo sotto il diluvio, senza traction control, senza cambio elettronico, senza niente, ed è stata dura. Tant'è che quando sono rientrato al box, che ero secondo o primo, ero già in testa alla gara. Sì, perché ha avuto un problema, sei andato indietro, ero ultimo i primi giri, perché la moto si era spenta, poi dopo pian pianino sono risalito, anche complice della caduta di Van den Mark e di Meglio. E sono riuscito a finire lo stint primo. Finito lo stint primo, ho risultato dentro la prossima box, ho detto è finita, alla grande. E quindi sapevo che la gara durava ancora 2 ore, avevo 2 compagni di squadra, quindi io, il mio l'avevo fatto, no? E invece no, il team manager mi fa: ce la fai a continuare? Vuoi continuare? E quando il team manager ti dice ce la fai a continuare, e quindi niente, ho fatto anche la seconda ora. Dopo la seconda ora ritorno al box, sempre primo, esulto ancora, dico adesso è finita per davvero. Mi fermo, rifornimento, mi fa: finisci tu la gara. Come finisco io la gara? Ma prima te l'ho domandato, dopo no. La seconda volta non è neanche più una domanda. E io ho detto no, ma dai, pensavo che fosse vietato dal regolamento che un pilota facesse tutta la gara da solo. Invece no, mi ha detto: ho controllato il regolamento, vai. Vado. Poi è stato bellissimo. È stato bello perché abbiamo vinto la gara e quindi è stata una bella soddisfazione. Poi dopo hanno cambiato il regolamento, adesso non si può più fare. Esatto. Fortunatamente, infatti sono stato io a lamentarmi. Difficult or physical, it's okay. But it's very difficult look. I remember last year. Yes. In the night. Yes. I lost one contact lens. Okay. Nobody save me. No, but for this circuit, this position is very difficult. I'm chronometrage. Giornata bella impegnativa oggi, stamattina qualifiche, oggi pomeriggio pit walk con tantissima gente. Le qualifiche sono andate abbastanza bene, io ho girato molto forte perché ho fatto il mio best lap qui, 55.3. I miei compagni sul giro secco hanno fatto un pochino più fatica. Partiremo ottavi, che non è una posizione ottima, ma siamo tutti davvero molto vicini. Pensate che bastano 80 millesimi per partire quarti. Quindi sarà una gara tosta come al solito. Però come dicevo, sul passo gara siamo messi molto bene, siamo tutti e tre veloci. Il feeling con la moto è buono, è molto facile da guidare. Quindi domani gara! Choc, Doccina, ho fatto il primo stint, è andato molto bene, dai. Sono stato un po' più conservativo all'inizio, ho fatto una bella partenza, poi ho cercato il mio ritmo e poi mi sono stabilizzato su 56 basso, che è un ottimo tempo. Infatti ho dato il cambio a Kevin in terza posizione, ora siamo ancora terzi, Kevin ha raggiunto adesso secondo, quindi dai, ho messo abbastanza bene, è solo l'inizio, però sembra che la moto vada bene, il feeling è buono, quindi staremo a vedere. Quarto stint. Lo stint precedente abbiamo avuto un problema molto insolito. Ho rotto un disco del freno, quindi ho fatto tipo 6-7 giri, ho spaccato il disco, mi sono dovuto rifermare e sono ripartito io, quindi ho fatto 32 giri di fila, diciamo, quindi bella tosta. Dopo questo problema del freno eravamo un po' più indietro, ora stiamo recuperando fortissimo, ma la gara è ancora lunga, quindi abbiamo appena passato adesso le 8 ore. Sono le 5, ho appena finito il mio stint, prima della mia sessione eravamo secondi con circa un minuto di svantaggio dal primo. Ho
Ho fatto una sessione davvero spingendo tantissimo, infatti ho raggiunto, eravamo a 4 secondi dal primo, quindi l'ho recuperato quasi un minuto in 25 giri di stint. Adesso però è entrato Kevin, ha avuto un piccolo problema nel cambio gomma, quindi abbiamo perso una trentina di secondi e dopo qualche giro si è di nuovo fermato perché per un problema elettrico la centralina è andata in protezione, hanno dovuto cambiare la ride by wire, adesso sembra che funzioni. Il problema è che abbiamo perso 7 giri, quindi attualmente siamo settimi, la gara è lunga, però ovviamente adesso si fa dura, in campionato siamo secondi, quindi dai, lotteremo per il campionato, per la gara dobbiamo aspettare che succeda qualcosina anche agli altri purtroppo. Finito anche questo Boldor, amaro alla fine, purtroppo dopo aver sostituito il ride by wire la moto comunque è andata in protezione, quindi ci siamo dovuti rifermare, cambiare tutto il cablaggio, poi la moto è andata ma ovviamente abbiamo perso una ventina di minuti e questo ci hanno tolto dalla lotta finale per la vittoria, per il podio. Eravamo indietrissimo, alla fine abbiamo recuperato nelle ultime ore e abbiamo terminato undicesimi di stock e ventesimi generale. Ovviamente fa arrabbiare, anche questa gara non è andata nei migliori dei modi, però anche qui abbiamo dimostrato di essere fortissimi, eravamo i più veloci in pista, eravamo davanti, poi abbiamo avuto il problema del freno, abbiamo perso 4 giri, poi abbiamo rimontato. È stata tosta, tantissimi colpi di scena nel finale, Ducati aveva dominato la gara, poi anche lei ha avuto un problema motore. Quindi un Boldor che nelle ultime due ore ha visto davvero qualsiasi cosa. Peccato, ci rifaremo il prossimo anno, queste gare purtroppo non basta essere veloci, bisogna avere un po' il pacchetto completo, compresa la fortuna, e quindi è tosta, ma non ci arrenderemo. Ciao ragazzi!